non te calate per niente, una ridata, pum, te ven fuori do copuzzo, grande de domo de cattedrale, che te va sgionfar de latte, tutto, e ti, forza, porca vecchia, ride giù in là, e che è tutto internuchì col fioretto, con la gheba, tutto, una ridata, pum, la gheba la te ven davanti con un stomaco tremendo, vuoi far ridere, gente, veniva a contare una storia nuova, che mi sono giugnare, che non so in da guerra. Succede che un ragazzino di belle speranze a Londra a cercare fortuna, avventure, esperienze, si imbatta forse sicuramente uno dei più grandi giullari, cantastorie, diciamo la verità, di uomini di cultura del Novecento e ne diventi il portavoce. Ma portavoce è un po' eccessivo, no, mi innamoro del suo lavoro, del suo teatro, mi innamoro di lui, di Franca, della loro capacità di far ridere addirittura gli inglesi in Inghilterra, insomma, rimango sconvolto nel bene, insomma, e affascinato da questo spettacolo che non avevo mai visto prima di quel momento e così pianto tutto quello che stavo per fare e mi trasferisco proprio lì nel teatro di Londra dove loro erano, dove si trovavano loro a lavorare e divento proprio immediatamente organico. Io vengo per tutte le ridate che mi fa fare sta gente qua, arriva quasi un altro che dice ehi sardine buone fritte, sardelle, due baiocche e cartoccio, buone fritte le sardine, buone, belle, dolce fritte che fare suscitare i morti. Che non solo attore ma il fattotum, tutto, proprio qualsiasi cosa. Sì, sì, qualsiasi cosa c'era da fare io ero pronto, ero lì. Adesso potrebbe succedere ancora? Lo spero, spero tanto che ci sia qualcuno che abbia l'umiltà di imparare questo mestiere, perché sai, non ci si improvvisa giullare, insomma, io ci ho messo 15 anni a imparare questo mestiere, e per cui ci vuole molta umiltà. È cambiato qualcosa, la domanda era soprattutto in questo senso, nella cultura in senso lato. Dario Fo è una dimostrazione perché è stato il primo fondamentalmente autore, attore di teatro a prendere il Nobel per la letteratura, quindi cos'è cambiato appunto nella cultura degli anni 80 adesso, in questi 40 anni? Ma io penso che non sia solo un problema della cultura, è cambiato tutto, è cambiato il modo di produrre per esempio, è cambiato il modo del lavoro, è cambiato il cibo. Siamo cambiati noi, cioè, è un processo che è conseguente, insomma, più vivi e più le cose ti cambiano sotto gli occhi, devi conviverci, devi... Quella che così mi dispiace un po' è, diciamo, un difetto, non credo che sia solo degli italiani comunque, l'ho potuto vedere anche in Inghilterra questo, nei pochi anni che ho vissuto, quasi 10, insomma, è questa incapacità di dimenticarci. Di perdere la memoria di quello che siamo stati, di quello che siamo e di quello che saremo e che saremo ancora più avanti ancora. Lo saremo grazie alla conservazione della memoria. Beh, se si riesce a elaborare questa memoria, a conservarla ma a elaborarla, cioè poterla ridistribuire, far conoscere a quelli che verranno dopo, è una cosa importante, io credo, almeno. Ma non può essere Gesù, ma è piccolo, un fioletto, un bagaglio che non ha neanche la barba. Ma no, mite dico che quello, ma non può, ma mi immaginavo grande Gesù, un cristun con un crapon di capelli, con degli occhi dentro, con dei denti, con delle mani, che quando faceva la benedizione, pshua, pshua, tagliava in quattro i fedeli. Gesù! Che dolce, ma schiscialeggio. Jesus, fa che un'altra volta il miracolo, quello della moltiplicazione dei pani e i pesciti, che era Dio la magnata che m'ho fatto. C'è ancora spazio per i giullari? Poco, molto poco, soprattutto in tempo di Covid, soprattutto se sei fuori dagli spazi, dei circuiti. Io per esempio sono uno
che ho una compagnia, ma non è riconosciuta quasi, non è, ed è una compagnia importante. Però... Giullare inserito nel circuito sembra un po' un controsenso. È una contraddizione, è vero, però per girare devi in qualche modo, devo dire che tutto sommato questa mia condizione in qualche modo sento che mi favorisce, perché mi permette di essere libero, di essere veramente libero e di dare il meglio di queste storie, di dare il meglio proprio dentro a dove mi capita di recitare, a quelli che mi chiamano, eccetera, che sono disposti anche a rischiare, perché no? Però si fa fatica, molta fatica, perché gli spazi si restringono continuamente. Gianni, per vada a Jesus, Jesus per piacere, fammi la grazia, no, un altro fulmine, più, anche le braccia! Attento Fiori, attento, il santo la dai dell'ordine, attento, tutti in trio, va a sedere tutto il coercio, forza, tutti insieme, slarghen fuori, tutti, vai, tira sui bestie, sale pesante, hai deme qualcuno, forza, vai, tira, attento i pie, boia che spussa, qualcosa che ha sbattuto dentro, un gatto marcio in sedia. No, no, le mie, il naso, pesce che schifo, che scherzo che can fai, a chi? A Gesù? Dario e Franca agivano, innanzitutto scrivevano i testi, disegnavano, producevano, avevano una compagnia, provenivano da una cultura teatrale centenaria. Cioè, Franca Rame viene da una cultura teatrale del 600, i Rame erano una famiglia di marionettisti. Cioè, ha portato un bagaglio di cultura teatrale quando conosce Dario, enorme. Dario di suo arriva dal Lago Maggiore, dove ha imparato a raccontare, a fabulare dai fabulatori del Lago Maggiore, personaggi leggendari che raccontavano storie ai bambini perché li aiutassero a tenere le reti mentre loro cucivano le reti, e i bambini incantati da queste storie magiche che raccontavano. E lì Dario da bambino ha imparato la fabulazione, ha imparato il racconto orale, e poi quando si innesta con Franca riscopre tutta una cultura incredibile che si era perduta, e la riscopre, la ristudia, la rimette in atto, la rigioca. Dario e Franca giustamente poi sono stati tutti e due premi Nobel, nominati tutti e due nel Nobel, perché hanno fatto un lavoro enorme di ricerca, immenso. Io sono un piccolo granello di sabbia di questo ingranaggio. Mi piace quello che faccio, ma cioè, Dario non aveva bisogno di un gruppo che lo tirasse, era lui che tirava. Dario lo chiamavano da tutto il mondo, non aveva bisogno di essere distribuito. Io faccio fatica ad essere distribuito perché faccio il mistero buffo, faccio i testi di Dario, e insomma forse è un po' poco per entrare dentro in un canale, ma non mi importa, insomma. No, consolati e non denigrarti, perché secondo gli antropologi uno dei motivi del grande passo in avanti dell'uomo, l'Homo sapiens, è stato, rispetto, che so, ai suoi precedenti, mettiamo l'uomo di Neanderthal, la possibilità di vivere di più e quindi avere una popolazione particolarmente un po' più anziana, più vecchia, che tramandasse la conoscenza ai giovani. Sì, 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 è vero. Io proprio sogno questo, la mia vecchiaia, quando mai arriverà, poi è arrivata, ma sogno proprio di poter raccontare tutto questo ai ragazzi delle scuole, ai giovani in generale, insomma, di poterli intrattenere con questi racconti, sì, e altri che ne vorrei imparare ancora, ho tempo ancora di impararli, piacerebbe, sì, tutto sommato mi sento veramente un privilegiato.